Eccoci, benvenuto ad Avellino. Se ci puoi spiegare un po' come si è evoluta la trattativa che ti ha portato qui e soprattutto il tuo primo impatto con il gruppo Bianco Verde. Buonasera a tutti. La trattativa è andata che ho avuto modo di parlare col direttore sportivo una settimana fa e più o meno una settimana fa c'è stata questa possibilità. Già in passato diciamo c'ero stato vicino ad arrivare qua da Berlino, poi le cose non si sono potute fare, però io ci tenevo molto a avere un'esperienza in una piazza del genere così importante, in una squadra così importante. Col gruppo mi sono trovato subito bene già dai primi giorni, quindi sono contento della scelta fatta e spero di ripagare la fiducia del presidente e del direttore. Può essere per te l'anno della maturità, anche della consacrazione? Abbiamo visto che sei arrivato in campo con un atteggiamento molto deciso, convinto, e se ci dici anche un po' le tue caratteristiche, preferisci giocare a destra per accentrarti visto che sei un sinistro? No, sicuramente essere arrivato a 30 anni in una piazza del genere mi rende sicuramente orgoglioso e spero ovviamente di fare un anno importante qui, in modo tale da comunque prendere consapevolezza sempre di più del giocatore che sono, perché chiaramente fare un campionato importante in una piazza del genere, in una squadra del genere ha un peso ancora superiore rispetto che in altri posti. A me piace giocare di base, mi piace giocare o sulla tre quarti o a destra. Di base su un 4-3 giocavo esterno alto a destra, ho fatto pure il trequartista, ma diciamo che mi trovo bene là, ma poi ho fatto pure in passato altri ruoli e mi sono trovato bene, quindi poi starà il mister a capire qual è diciamo la posizione migliore dove posso essere utile insomma alla squadra. Ciao Tommaso di Novanganiello di Radio.Nuovo, benvenuto ad Avellino. Hai avuto anche un assaggio degli umori della piazza, è una piazza che tu hai detto importante, calda ovviamente, che viene anche però da una delusione cocente l'anno scorso, e hai sentito anche, hanno lanciato un messaggio preciso: vogliamo gente che lotta, vogliamo vincere. Tu sei un giocatore comunque esperto, cosa ti aspetti da quest'annata in prospettiva? Cioè, nel senso, questo è un peso, una responsabilità, tutto ciò è uno stimolo, come inquadri questa situazione? No, lo inquadro che sicuramente c'è bisogno di fare bene in una piazza così importante. Io dal mio punto di vista, almeno nella mia parte personale, metterò tutto quello che ho per questi colori e cercherò di dare sempre il massimo, cercando di disputare la mia miglior stagione qui. Ciao Tommaso, buonasera, Marco Festa, lacasadc.com, benvenuto innanzitutto. Hai fatto riferimento al fatto che arrivi qui ad Avellino una età importante, 30 anni, può essere una chance davvero considerevole questa dell'Avellino. La scorsa stagione invece è stata travagliata con il Catania, le vicende che tutti sappiamo, e poi la Juve Stabia. Può essere davvero questo sistema di gioco di Taurino, il 3-4-3, che anche grazie al tuo inserimento può diventare un 4-3-2-1, un'occasione per riuscire a fare quel salto di qualità, perché hai sempre dimostrato di avere determinate caratteristiche ma forse mai esprimerle fino in fondo? No, sicuramente riguardo all'anno scorso diciamo ho visto veramente un'annata molto, molto particolare. Venivo dall'anno prima dove avevo disputato i quarti di finale con la Feralpi, avevo fatto 42 partite, 8 gol, 8 assist, avevo fatto un'annata comunque importante. Mi sono ritrovato l'anno scorso un po' scombussolato dalle varie vicende. Essere arrivato a 30 anni qua, come ti ho detto, per me è veramente un'occasione importante e per questo non mi posso far sfuggire un'occasione del genere, veramente. Ci metterò tutto il mio massimo e se non basterà ne metterò di più. A posto? A posto, grazie. Grazie a tutti.